Sono molto contento, sorpreso, ma molto contento che il messaggio che ho lanciato ieri nel video post partita sia arrivato e che bene o male concordiamo tutti quanti. Non mi sono ritrovato a leggere, ma che stai dicendo? 4-1, umiliati, devastati. No, siamo bene o male tutti d'accordo che abbiamo fatto un'ottima partita, che il risultato è giusto in termini di vittoria dell'Atalanta, ma che il punteggio è largo perché figlio dell'assalto degli ultimi minuti. Quindi, bene o male, ci troviamo tutti d'accordo. Oggi giorno di pagelle, quindi dobbiamo trovare i buoni e i cattivi. Nel frattempo, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace e anzi, vi dico di più: siccome ieri si sono palesati, non lo so, atalantini, doriani così a casaccio, che hanno fatto, fiorentini ovviamente, che hanno fatto aumentare le visualizzazioni del video, ma poi il rapporto con i like non è consono per quello, per le norme di YouTube che poi ti manda giù o su. Tornate a mettere like anche di là, mettetelo di qua, fatemi sapere il vostro parere nei commenti sulla prestazione dei singoli. Martinez, il tronista, voto 7 e mezzo. Non gli do 8 perché alcune occasioni da lui poi sventate nascono da una gestione che lui fa con i piedi, che noi conosciamo bene. È un rischio che ci assumiamo, è un rischio che a me piace, lo sapete, perché può capire, la cappella arriva, su questo dobbiamo metterci l'anima in pace. Ma 9 volte su 10, Martinez con quel tipo di giocata ti fa saltare la prima pressione, ti dà superiorità numerica, quindi va bene, però fa, io non so, 4-5 parate mostruose, quindi che gli vuoi dare? Ho visto tanti siti, anche genuani, che gli danno 6. Ma come 6? Ma come 6? Sui gol non può farci niente. Stava per sventare anche quello di Scalvini, che poi è entrato perché aveva oltrepassato la linea, ma poi fuori gioco. Ma io allibito, allibito. 7,5 comunque. Bojacko 5,5. Mi era anche piaciuto all'inizio. Po' molto. Poi si fa uccellare da Teketele sul primo gol. Concorso di colpa di lui, Sabelli e altri, però lui si fa uccellare e da lì comincia ad alternare cose buone a tante cose non buone. Bene o male lo soffre da lì in avanti per tutta la partita e poi non fa niente di più per andare poi a guadagnarsi, per quanto mi riguarda, la sufficienza. Sufficienza piena, pienissima, voto 7 a Mattia Bani, che si intasca Gianluca Scamacca, e non è cosa da poco, ma Bani ci ha abituato a farlo con tanti attaccanti illustri del nostro campionato. Un plus perché, appesantito dal giallo da un certo punto in avanti, per metà gara praticamente, continua a fare la solita partita, quindi bravissimo come sempre. Vasquez 6, partita senza infamia e senza lode. Mi piace il modo in cui lavora con Frendrup, e questo va sottolineato. Quando c'è da alzarsi si alza, quando capisce che è il momento di abbassarsi perché Frendrup e Strootman scalano a loro volta, capisce. Mi è piaciuta molto questa interpretazione da parte sua. Sabelli voto 5, tendente anche al 4,5. Non gli do 4,5 solo perché va a prendere per le orecchie De Ketelaere dopo quell'esultanza, di cui non voglio parlare perché sennò poi mi chiudono. Voi lo sapete che io, senza vergogna, se ho dei preferiti, ho dei non preferiti. Sabelli è uno dei miei preferiti, però penso di essere sempre onesto nei voti. Se merita, anche chi mi sta sul cazzo, gli do 7, gli do 8. Se non merita, anche ai miei preferiti, gli do 5, gli do 4,5. Non me ne frega nulla. Ieri Sabelli ha sbagliato qualsiasi cosa, dà pochissima copertura a Vogliacco, che già di per sé va coperto un po' di più di De Winter, per dire, e davanti, ogni volta che ha la possibilità di andare al cross, perde un tempo di gioco. Quindi male, malissimo sotto ogni punto di vista. Frendrup 6,5, gioca la solita partita di quantità e di gamba e anche di qualità, nonostante la posizione che lui non è più abituato a ricoprire. Abbiamo visto con la Salernitana quanto ha sofferto. Infatti era una scelta che all'inizio, quando l'ho visto, ho detto: ma perché? Perché proprio contro l'Atalanta, che sugli esterni va fortissimo, si è comportato molto bene. Quindi 6,5. 5,5 a Strootman, che entra ed esce dalla partita troppe volte. A volte lo vedi troppo,
Troppe volte ieri però l'ho visto poco, mal posizionato, lontano dai compagni, dialoghi, non mi è piaciuto, quindi 5,5 giustamente sostituito. Badel 6,5. Ecco, vedi, quando dico che anche chi mi sta sul cazzo, se lo devo incensare, non c'è problema per quanto mi riguarda. Non gli do 7 perché la partita di Badel è da 7. Perché quello che il lavoro di densità che va a fare nella tre quarti avversaria, che ci permette per buoni tratti della partita di stazionarci lì e di creare fino ad arrivare poi al gol di Malinowski, tra l'altro sul suo assist, sarebbe da 7, forse anche da 7,5. Gli do 6,5 perché ovviamente fa la badellata che è colpa sua fino a un certo punto, perché come lo dico sempre non ha più quella freschezza, perde il tempo di gioco sull'azione che porta alla punizione dell'Atalanta, che Koopmeiners segna il giallo di Bani che deve rimediare a una sua cappella, quindi devo abbassare il voto per forza, ma lo devo fare perché deve arrivare questo messaggio, deve arrivare che ci vuole un'alternativa in quel ruolo, non so più come dirlo, nonostante abbia fatto una partita ottima, lo ripeto. Malinowski 7, praticamente quando Badel va a fare quel tipo di gioco in avanti, si sostituisce al compagno, sta sempre di più migliorando in quella fase di gioco, recupera tanti palloni, è sempre pulito, segna il gol alla Malinowski. Francamente, meno di 7, impossibile. Albert, OnlyFans. Una volta ero OnlyFans. Adesso è quando, fiducioso, quando eri piccolo, accendevi la TV, no? Alle 3 di notte su Rete Capri e lì cercavi, capito, di intravedere qualcosa, ma poi non ti facevano vedere mai niente perché censuravano tutte le parti che dovevi vedere. Adesso Albert è questo. Ora io non voglio e non si deve assolutamente crocifiggere Albert Gudmundsson. Gudmundsson è in flessione, non lo è da questa partita, è in flessione da 2-3 partite, preventivabile, forse avrebbe bisogno di un po' di riposo, ma va sostenuto, non va crocifisso perché ha sbagliato un gol davanti alla porta, che poi voto 4,5, ma non per il gol davanti alla porta, voto 4,5 perché non ha fatto un cazzo, c'era, non c'era, è la stessa cosa praticamente, quindi non va, ripeto, crocifisso, va tutelato, va sostenuto, ha bisogno di riposo, si riposi, non c'è mai come adesso, non c'è problema, gioca Vitigna, fate il cazzo che vi pare, se ha bisogno di riposo, si riposasse. Però, chiaramente, non gli si può dare un voto che si avvicini lontanamente alla sufficienza. Reteghe voto 6, tendente al 6,5, perché poi va tante volte al tiro, si smarca spesso, ma si smarca sempre dalla parte sbagliata. Fa un po' quello che facevano Koda e Aramu l'anno scorso, che dovrebbe andare da una parte e va dall'altra parte. Ecco, perciò non gli do 6,5, però mi è piaciuto tanto la cattiveria, la voglia che ci ha messo, la presenza che ci ha messo, da tanti segnali positivi, anche a livello di duelli, di contrasti per il futuro. È in crescendo, quindi bravo Matteo. Subentrati Vitigna senza voto, Messias 5,5, troppo poco e troppo male i palloni che va a giocare, si riesce a smarcare ma poi fa sempre quella scelta finale sbagliata. Ekuban 6, torna su ritmi accettabili, sbaglia qualche controllo, fa tanto lavoro, però fondamentalmente mette Gudmundsson davanti alla porta, quindi se Gudmundsson poi avesse segnato saremmo parlando di un'altra partita anche di Ekuban, non mi sento di dargli un'insufficienza che invece si becca Aaron Martin, 5,5, entra in un momento confusionario della partita e della fase difensiva soprattutto, e lui mette altra confusione, va anche lui vittima anche lui della confusione, però insomma lui, ecco, da uno che ha la sua intelligenza mi aspetto che lui cerchi di mettere un po' d'ordine, non che metta altra confusione, quindi vabbè, però 5,5 comunque, niente di grave. Gilardino è complicato, gli do un 6,5, molto tendente al 7, perché la partita è stata preparata bene, interpretata bene mentalmente, fisicamente, atleticamente, tatticamente, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo perso perché la squadra era più forte, abbiamo perso perché a loro sono riuscite tutte le cose, a noi non sono riuscite tutte le cose,
ma la voglia, l'aggressività che ho visto è sempre quella che voglio vedere. Se avessimo giocato così contro Empoli, Udinese, Lecce, li avremmo devastati, massacrati. Quindi il mio augurio è che questa partita sia un punto di partenza, non un episodio isolato, perché se giochiamo così ci sta che possiamo perdere contro l'Atalanta, potevamo perdere tranquillamente lo stesso, alla data abbiamo perso lo stesso, noi abbiamo giocato così, tanto per dire, potevamo perdere lo stesso, ma fa ben sperare, non mi sento di dargli 7, anche perché i cambi sì, però perché sempre 4, non 5, Vitigna forse un pochino in ritardo, troppi attaccanti messi tutti quanti alla fine non servono, poteva servire un Thorsby che ti dava un attimo più di densità a centrocampo, soprattutto quando hai fatto uscire Badel e Strootman, si poteva gestire ancora un pochino meglio, chiaramente hai perso 4-1, quindi non è che ti posso dare 7,5-8, però la partita a me preparata così, gestita così, è piaciuta tanto. Quindi mi auguro che lui riproponga, visto che anche lui si è detto contento, mi auguro che lui riproponga questo atteggiamento, questo approccio, questo diktat. Questo è quanto, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando i like che sono importanti, e mi raccomando, chi viene a Napoli, se vi va di scambiare qualche chiacchiera, mi trovate allo stadio, fatemelo sapere prima nei direct di Instagram o qui nei commenti, dove cazzo volete, e se vi va, se non vi va, va bene lo stesso. Un saluto e alla prossima!